Tornata da Alessandro Colombo e bentrovati ad un nuovo appuntamento con A Tutto Volume, la rubrica di Veronica One dedicata ai libri. Oggi parliamo di un libro importante, un libro pubblicato nel 1991 ma che è stato recentemente ripubblicato in Italia grazie a una casa editrice, l'Anfora di Milano. Parliamo di Donna sul fronte, scritto dall'autrice ungherese Alain Polz. Si tratta di un romanzo autobiografico. Perché è importante? Beh, innanzitutto perché racconta una storia tragica e poco conosciuta, ossia gli stupri compiuti dai soldati dell'Armata Rossa nei confronti delle donne ungheresi, tra cui l'autrice, durante la liberazione tra il 1944 e il 1945. Ma è anche importante perché la pubblicazione di questo libro ha provocato qualche problema alla editrice, che ha subito pressioni da parte delle autorità consolari russe che l'hanno criticata in quanto, a loro dire, questo romanzo creerebbe una visione faziosa e preconcetta per denigrare la Russia. E noi ne parliamo proprio con la proprietaria della casa editrice Anfora, Monica Silaghi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, Silaghi, cominciamo da qui. Avete subito qualche pressione da parte delle autorità russe? Sinceramente, fino alla presentazione nella libreria Cento Fiori di Milano il 19 giugno, no, non abbiamo subito nessuna pressione, anche perché è un libro che è stato pubblicato anche in Russia in traduzione. Tra le numerose traduzioni che ha ottenuto questo libro, nel 1998 è uscito anche in Russia, quindi non ci ho pensato minimamente di poter ricevere un tempo minacce o intimidazioni. E poi è successo invece che dopo la presentazione cos'è successo? Durante la presentazione che cos'è successo? È arrivato uno che non si è presentato ma si è creato rappresentante del consolato della Federazione Russa di Milano e ha detto che è venuto per leggerci un comunicato del consolato in cui dicono che questo libro denigra la Russia, riscrive la storia, ma dove? Questo è il mio commento, e che se continuiamo così, e qua ha esteso il discorso per tutta Europa, Europa occidentale, tutta Europa, per tutta l'Unione Europea, ha detto che se continuiamo così a pubblicare tutte queste cose finirà molto male. Perché dà tanto fastidio questo libro? Dà tanto fastidio, credo, per la guerra tra adesso in Ucraina, cioè la Russia sta facendo le stesse identiche cose che ha fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè stuprare le donne in quantità industriale, e Bucha e Irpina e altre città di cui sappiamo che cosa è successo lì, fa perfetta rima a questo libro Donna sul fronte. Ecco perché dà fastidio adesso a loro, che prima non dava fastidio, prima nel 1998, addirittura nella postfazione dell'edizione russa, Yuri Gusev chiede scusa nel nome dell'esercito russo a tutte le donne che hanno subito un trattamento così, e non semplicemente durante la Seconda Guerra Mondiale, anche dopo, da KGB, eccetera, eccetera. Senta, parliamo dell'autrice. Ci racconta chi era Alain Polz? Allora, Alain Polz era una psicologa. Lei voleva diventare medico, ma per il suo primo marito, che non le ha permesso, ha imparato piuttosto a scrivere a macchina, perché questo primo marito voleva invece diventare uno scrittore. È diventato uno scrittore, ma di secondo grado, non è diventato uno scrittore veramente bravo. Invece il secondo marito di Alain Polz, sì, quello sì, è uno dei più grandi scrittori della letteratura ungherese del Novecento, si chiama Miklós Mészöly. Comunque Polz Alain si sposa con questo primo marito, con cui si troverà sul fronte, vengono separati durante i combattimenti, lei non sa che fine avrebbe fatto il marito, che fine faceva il marito, e subisce tutte queste deprivazioni, violenze anche sessuali durante i combattimenti. Quando finiscono i combattimenti, quando finisce la guerra, lei praticamente
è sulla soglia della morte, e questa esperienza le aiuta tanto per scegliere l'indirizzo psicologia all'università. Finisce, fa psicologia, e poi negli anni 70 lavora nella clinica oncologica per i bambini a Budapest. Lei introduce una sala da giochi per questi bambini, perché negli anni 70, se tu eri da bambino eri in ospedale, dovevi stare a letto e basta e non muoverti. Allen Poe ti introduce tutte queste novità, la sala da gioco, i genitori possono dormire con il bambino in ospedale, e tutto questo fa capire che lei è una donna molto coraggiosa e ha introdotto delle grandi novità, anche l'istituzione delle case hospice. Grazie a Poetzen in Ungheria è successo, e questa è l'impoesia. Bene, ci fermiamo un minuto per una breve pausa musicale, poi riprenderemo con Monica Silaghi e il romanzo Donna sul fronte. Restate con noi. A tutto volume, i libri raccontati da Veronica Wang. Bene, torniamo in studio, in collegamento telefonico con noi Monica Silaghi, stiamo parlando del libro Donna sul fronte. Silaghi, il nucleo centrale del libro è appunto il racconto di questa di queste violenze sessuali da parte dei soldati russi. Furono delle violenze orribili. Allora, forse lei ha subito più violenze perché si è trovata accidentalmente in una zona dove la linea del fronte ondeggiava, o prima tedeschi o russi, poi di nuovo tedeschi, poi i russi. E cosa succede? Questi colonnelli, o non lo so, dirigenti dei combattimenti, danno di solito 3 giorni, almeno davano, secondo il romanzo, 3 giorni di libero sfogo, di saccheggio e di violenza sessuale a tutti i soldati, e in quei 3 giorni si poteva fare tutto. Ecco, in Ungheria le donne che si trovavano in questa situazione, già da piccola fino a età ormai avanzata, cioè anche le signore anziane venivano stuprate, quindi da questo punto di vista sì, era una cosa orribile, ma in ogni paese quando succedono gli stupri di guerra sono cose orribili. Senta, ma Alain Poltz nel raccontare queste violenze però trasmette, come dire, sempre una voglia di vivere. Sì. Sì, ecco perché mi piace tanto il libro, ecco perché è un libro pacifista, è un libro conciliatore, ecco perché non capisco nemmeno perché il rappresentante del consolato sia apparso alla presentazione, perché lei, nonostante fosse stata stuprata innumerevolmente e ha preso anche una malattia per cui non poteva mai più avere bambini, lei non guarda l'Armata Rossa come la personificazione del diavolo o del male al mondo, ma addirittura cerca di capire il loro comportamento, addirittura salva la vita di un soldato russo, perché quando scadono i 3 giorni, dopo teoricamente non si poteva più stuprare, e in quei tempi che stupravano venivano subito giustiziati. Paul Talen salva la vita di un soldato così, facendo finta di non aver riconosciuto, perché se avesse riconosciuto lui sarebbe subito stato giustiziato. E poi, come membro della minoranza ungherese in Romania, gli ungheresi consideravano l'Armata Rossa come garanzia di vita praticamente contro le angherie dei soldati delle truppe romene, che erano arrabbiate perché per il secondo arbitrato di Vienna Ungheria ha riavuto il nord della Transilvania durante la Seconda Guerra Mondiale per 4-5 anni. La cosa, anche un'altra cosa interessante, è che comunque Alain Poltz da questa esperienza terrificante trae enorme forza, ed è quello che la fa poi diventare quella che è diventata dopo la guerra. Non è di tutti, lei veramente è una donna fortissima, dovrebbe essere simbolo delle femministe, invece io vedo poca ricezione, almeno in Italia, non in Ungheria. In Ungheria Poetzen ha un grande seguito, la adorano tutti. In quest'anno siamo arrivati alla 13ª edizione del suo libro, lei è stata dedicata durante il governo Orban una mostra nel Museo della Letteratura
Petrificando, che hanno dovuto prolungare a doppio. Cioè, veramente un successo enorme, mentre qua in Italia, quando io contatto le case delle donne, eccetera, eccetera, vedo poco entusiasmo, poca voglia di agire. E lei come se lo spiega? Forse hanno paura a toccare un argomento veramente, veramente cruciale, veramente importante. Questa è veramente la storia. Quindi quando alla presentazione è apparso questo rappresentante del consolato, questo è veramente una minaccia molto tangibile. Forse loro hanno paura, è meglio occuparsi di altre cose meno pericolose. Forse, non lo so. Beh, noi paura non ne abbiamo e del libro di Monica Silaghi ne parliamo e lo consigliamo veramente, veramente a tutti. E quindi, titolo Donna sul fronte, Alain Pauls, edito da Anfora. Silaghi, io la ringrazio moltissimo e a risentirci presto. Grazie a voi, arrivederci. A tutto volume.